La prendo come un complimento, ma non abbiamo avuto nessun problema. La difesa di Agrigento in alcuni casi ci ha forzato delle palle perse, ne abbiamo fatte ben 18. E Agrigente è stata bravissima a spremere da queste palle perse tantissimi punti in contropiede, anche con tiri da 3 punti, e a prendere forza da queste nostre palle perse. Allo stesso tempo siamo riusciti a mantenere la lucidità, a ribattere nei veri momenti di difficoltà nel finale, quando Agrigento è riuscita anche ad andare avanti di un punto. Secondo me, potenzialmente noi possiamo giocare anche meglio, perché i nostri ragazzi l'hanno dimostrato durante l'anno. Non so se abbiamo la forza, l'energia, la lucidità di fare una gara 4 migliore di questa, perché ci sarà bisogno di giocare ancora meglio contro Agrigento. Ma la svolta è stata sicuramente il fatto che la squadra era più viva. Era più viva, sapevamo di non poter fare peggio, sempre riconoscendo i meriti di Agrigento in gara 2, in particolare del nostro primo tempo di gara 2, in cui abbiamo fatto 2 su 8 ai tiri liberi e 2 su 13 da 2. Ci siamo messi un po' a giocare facendo degli errori con la stanchezza di questa partita, la terza in una settimana e la settima in 15 giorni, scusatemi, la settima in 20 giorni. E la lucidità che abbiamo avuto a tratti fortunatamente ci ha portato delle soluzioni vantaggiose. No, io ho detto che non potevamo fare peggio, cioè non potevamo fare peggio di così. Ripeto, quando faccio queste affermazioni, parto sempre dai meriti dei nostri avversari, perché poi se Verona ha perso 3 volte in 6 giorni e noi abbiamo perso 2 volte in 2 giorni, contro la stessa squadra un motivo ci sarà. È una squadra che gioca sempre la stessa pallacanestro, ma non nel senso di monotona, nel senso di solida, di rendimento continuo. E in un clima come quello dei playoff, dove tutti abbassano il proprio rendimento, questo è un valore grandissimo che ha Agrigento. Noi semplicemente ho detto ai ragazzi che tutto l'anno ci siamo confrontati con i nostri limiti e a volte ce ne siamo fregati dei nostri limiti. Abbiamo trovato delle soluzioni alternative per sopperire a questi limiti e ho detto non vedo perché non possiamo farlo anche in un contesto così importante, così difficile come una gara 3 in trasferta. Ovviamente i ragazzi hanno dimostrato tutte le loro qualità morali, perché oggettivamente non è facile trovare le energie dopo 2 brutte partite che abbiamo giocato in casa.